Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi la tanto attesa video recensione del mio monopattino elettrico modello Ninebot A22 della Segway. Vado a recensirlo per voi dopo un anno di utilizzo. Ormai sono passati esattamente 356 giorni. La recensione verterà più sul dirvi quali sono gli aspetti positivi e negativi durante questo anno di utilizzo. Partiamo con le caratteristiche, magari per chi non ha presente questo monopattino, e vi dico comunque che ho fatto diverse recensioni anche di prodotti, come vedete il portamonopattino qui sotto, l'accessorio per lo smartphone, eccetera, anche le luci LED che secondo me conviene mettere per segnalare la freccia destra o sinistra. Insomma, ho fatto diversi video, vi lascio in descrizione sia il link per acquistare questo monopattino che vedete, ma anche per vedere le altre video recensioni e relativi link per acquistare i prodotti. Devo dire che adesso su Amazon si trova ad un prezzo davvero competitivo, siamo attorno ai 370-380 euro, quindi è davvero un buon prezzo per un monopattino elettrico che, vi dirò, in tutto quest'anno di utilizzo penso sia stato uno dei miei best buy dell'anno. Partiamo subito con le specifiche, non mi voglio dilungare tanto. Allora, abbiamo innanzitutto un monopattino che vi permette di effettuare una velocità massima di 20 km orari. È molto comodo il fatto che potete piegarlo in due, quindi chiuderlo, dopo vi farò vedere anche questo. C'è la possibilità quindi di portarvelo come una valigetta tramite la maniglia, l'accessorio che vi dovete comprare a parte ovviamente. La velocità, devo dire la verità, all'inizio, a dipendenza dell'applicazione gratuita che si può scaricare sullo smartphone, permetteva di arrivare un po' più di 20 km orari. Poi con gli aggiornamenti l'hanno limitata a 20 km orari e c'è chi in qualche modo su internet fa vedere come sbloccare il software, eccetera, per aumentare la velocità. Il problema è che la garanzia poi si va a perdere, quindi non avete più i 2 anni di garanzia. E la mia preoccupazione è stata anche quella che aumentando magari la velocità poi si rischia anche di andare a surriscaldare i cavi del motore, quindi di andarli a fondere e poi ciao. Quindi per l'utilizzo che ne faccio, già 20 km orari come velocità massima mi vanno più che bene. Ovviamente tenete in considerazione che in discesa, almeno questo è quello che mi capita a me, il monopattino arriva anche a superare 20 km orari, quindi con la forza della discesa accelerando arriva anche a 28-29 km orari. Autonomia 22 km, quindi avete la possibilità di fare 22 km, io ci faccio diciamo durante la settimana vado fino alla stazione, il treno, poi mi faccio un altro tragitto di 2 minuti all'incirca, quindi in totale mi faccio, adesso in termini di chilometri non ve lo saprei dire, comunque calcolate che con una ricarica completa l'utilizzo 2 volte al pieno e poi ovviamente la batteria non sarebbe tutta scarica, ma lo vado a caricare per sicurezza, se no magari rimango a piedi. Quindi lo utilizzo all'incirca per una media di 10 minuti al giorno per 2 giorni e quindi siamo dentro i 22 km, a una velocità sempre massima di 20 km orari. Cerco di andare sempre comunque al massimo, ovviamente salvo quando c'è la gente. Per darvi un'idea, quindi questo è il mio utilizzo. E abbiamo poi 2 freni, il freno che si può azionare qua col dito e poi il freno di emergenza, diciamo quello che si schiaccia la parte posteriore col piede e frena. Pendenza massima raggiungibile il 15%, resistenza all'acqua IPX4, io vi devo dire la verità, l'ho tenuto sotto la pioggia, sotto dei diluvi, e il monopattino non ha avuto problemi. Ovviamente adesso vi farò vedere anche un po' la mia strategia che ho adottato per ovviare, diciamo, a questo problema dell'acqua. Vi dico anche che c'è la possibilità di attaccare una batteria aggiuntiva, si mette qua attaccandolo, ovviamente il rischio è che se lo lasciate poi al di fuori incustodito vi possono prendere la batteria, ve la staccano e ciao. La batteria aggiuntiva dà comunque 45 km di percorrenza, quindi al posto di 22, e la velocità aumenta di 5 km orari. Adesso magari andiamo a vedere un attimo insieme da vicino, vi faccio già vedere ciò che viene all'interno della confezione. Allora, questo caricatore da parete, all'interno
questa cosa che magari avete visto che maneggiavo è una specie di brugolina che serve per montare la parte che arriva nel cartone, questa parte qua, per collegarla e avvitarla, e ovviamente tenetela perché vi servirà. Adesso vi dirò anche il perché. Allora, andiamo a vedere il monopattino da vicino. Schiacciamo il tasto di accensione. Come vedete, questa plastichina è una semplice plastica, un sacchettino di plastica che avevo. Cosa ho fatto? Per evitare che potessero entrare infiltrazioni di acqua con la pioggia, visto che lo lascio anche fuori all'aperto quando piove, ho messo questa piccola plastica e ho messo un giro di scotch. Questo perché? Per evitare appunto che potesse entrare l'acqua, e devo dire che è un'ottima soluzione. Avevo comprato anche, si trovano su Amazon e non solo, quelle specie di coprischermo, si metteva qua e ovviamente col silicone, di silicone con la parte trasparente davanti. Ma vi devo dire che ho fatto il reso. Perché? Perché lo schermo con la luce del sole non si vedeva praticamente niente, poi tendeva anche a staccarsi, quindi ho optato per questa soluzione molto più efficace. Poi ovviamente da vedersi non è il massimo, ma se volete anche parlare in termini di deterrenza da magari un possibile furto, uno che lo vede con lo scotch così potrebbe anche dire magari è rotto, eccetera. Però è veramente funzionale. Qua avete ho messo questo validissimo porta smartphone navigatore, ho saldato anche sotto le viti così non me lo possono staccare, ed è durato. E qua abbiamo il tasto che si va col pollice a premere per frenare, e quando si frena la lucina dietro lampeggia, come vedete, mentre qua abbiamo il tasto dell'acceleratore che andate a premere con l'altra mano. Non parte il monopattino se non c'è una spinta che arriva a circa 3-4 km/h, quindi dovete è una ragione di sicurezza, dovete quindi spingerlo col piede prima di farlo partire. Andiamo a vedere un attimo come funziona. Allora, tenendo premuto per 4 secondi si spegne, una volta si accende. Come vedete siamo in modalità sport S. Questo simbolo del Bluetooth mi fa capire che non è collegato al telefono, allo smartphone, ma non c'è bisogno che sia collegato per appunto utilizzarlo, potete anche utilizzarlo senza. Ricordatevi che se collegate con l'applicazione monopattino vi serve il GPS attivo, almeno nel mio smartphone Android così, e vi serve anche il Bluetooth. È collegato, questo lo dimostra il fatto che non lampeggia appunto più. E questa è l'applicazione. Questi sono i chilometri percorsi finora. Ho l'88% di batteria e questi chilometri che mi rimangono prima che il monopattino non vada più e poi devo ricaricarlo. Che cos'è questo tasto? Semplicemente bloccate il vostro monopattino in modo che diciamo tra virgolette chi volesse rubarvelo non può farlo perché è bloccato e vibra. Quindi un sistema di bloccaggio, anche se io diciamo che non l'ho mai utilizzato. Questo perché appunto lo vado a attaccare col lucchetto eccetera, e non ho mai utilizzato questa strategia, anche se ve lo voglio, anche perché se lo lasciate semplicemente senza lucchetto e lo bloccate così, la persona se lo tira di peso e se lo carica in macchina, quindi lo può utilizzare e se lo può prendere senza problemi. Allora, andiamo a vedere anche la luce davanti, che ovviamente schiacciando, non ve l'ho detto, ma schiacciando una volta si va a attivare la modalità notturna, quindi come vedete si accende la luce davanti, che devo dire, come vedete, sta illuminando la parete, è veramente potente, quindi illumina davvero tanto, e la luce dietro, come vi dicevo, rimane fissa. Poi quando schiacciate il freno lampeggia giustamente. Abbiamo il freno, come vi dicevo, che si può andare ad attivare schiacciandolo col piede, quello di emergenza. Se dovete fare una frenata di emergenza o comunque frenare subito, questo qua, ora che lo schiacciate, non frenerà repentinamente, bruscamente. Col piede mi è successo tante volte di frenare, perché sennò veramente lo spazio di frenata era maggiore. Con questo è davvero si accorcia, quindi questo è un nuovo punto, un punto che diciamo
serve secondo me, non capisco anche chi li va a bloccare, trovo che sia necessario anche in termini di sicurezza avere sempre la possibilità di frenare col piede di colpo. Allora, parlando ancora di lancio di comandi, se vogliamo dirla così, andiamo a disattivare la modalità notturna schiacciando una volta. Se facciamo doppio clic, come vedete cambia la modalità. Quindi adesso siamo in modalità eco, diciamo. Quindi questo mi permette di andare a una velocità, se non sbaglio, di 15 km/h massimo, che potete anche impostare dall'applicazione. Questa è la S di Sport, ma come vedete bianca, quindi ha una velocità che arriva a 20 km/h, ma in termini di accelerazione non è potentissimo. Mentre la modalità, ancora facendo doppio clic, S rossa, Sport, è la modalità che veramente vi fa arrivare in pochissimi secondi alla velocità di 20 km/h, quella che uso praticamente sempre perché c'è un'accelerazione che davvero è fantastica. Io la prima volta che l'ho utilizzato mi ricordo che ti tiene attaccato. C'è la possibilità sull'applicazione di attivare la modalità crociera. Cosa permette di fare? Se la schiacciate, tenendo l'acceleratore durante il tragitto, non so, andate a una velocità di 10 km/h, lo tenete fermo per 4 secondi, 3 secondi, sentirete beep. Quando sentite questo beep, vuol dire che la velocità rimane costante. Potete anche togliere il dito dall'acceleratore e il monopattino andrà a una velocità costante, un po' come alcune automobili. Poi per sbloccare, per ritornare a comandare la velocità, basta schiacciare o l'acceleratore una volta o il freno. C'è anche la possibilità di andare a giocare sul riciclo di energia, medio, forte, debole, io ce l'ho su forte. Questo ovviamente vi va a incidere sulla frenata, su quanto la frenata è repentina, brusca o meno, ma anche serve essenzialmente anche quando voi fate un percorso che andate in discesa e in base alla modalità che mettete, il monopattino è pensato per recuperare l'energia, quindi sfrutta in un certo senso con una specie di dinamo la velocità e quindi la forza cinetica, diciamo, e va a accumulare l'energia. Però io l'ho sempre lasciato su forte, mi trovo bene, dovete un attimo vedere voi. Effetti illuminazione, questi si possono scegliere, dipendono un po' diciamo che sono le illuminazioni sul freno, quindi quando schiacci il freno lampeggia. Si possono settare. Devo dire che ho tenuto quella che c'era senza problemi. Ecco, questo è quanto riguarda l'applicazione. Andiamo a vedere un attimo il monopattino sul resto. Allora, cosa vi volevo dire? Brugolina, perché la brugolina? Perché col tempo ho notato che prendendo i dossi, eccetera, è inevitabile che le viti si vanno a smollare. Quindi io ogni tot, come vedete adesso si sono un po' smollate, devo andare a avvitarli, quindi mi porto sempre la brugolina nello zaino perché inevitabilmente una cosa che ho constatato è che con le vibrazioni tende ad allentare le viti. Quindi questa qua poi addirittura si svita quasi sempre tantissimo, è veramente sollecitata. Qua abbiamo anche il porta zainetto, busta, vedete voi come chiamarlo, e c'è una vitina anche qua, la vado anche qui ad avvitare perché capita spesso che si allenta. Comunque è comodo questo accessorio, vi faccio vedere anche un po' dei lati come si presenta. Qua c'è la scritta Ninebot, molto carina, come vedete c'è qualche graffietto, ma ci sta visto che lo si utilizza. Abbiamo la lucina che è quella catarifrangente, ormai sono obbligatorie penso. Ci abbiamo un'altra lucina catarifrangente qua, una di qua, poi questa qua rossa e anche c'è questa parte qua rossa e c'è anche dall'altra parte, quindi in modo simmetrico. La parte in cui si va a togliere il beccuccio di plastica, di silicone e caricare il monopattino o attaccare la batteria aggiuntiva. Abbiamo poi questo, diciamo, questa levetta che serve per chiudere il monopattino. Quindi vi faccio vedere, si va a schiacciare col piede la levetta e il monopattino, come vedete, si va a piegare.
quindi si piega, ovviamente adesso dovevo chiudere il cavalletto, si piega e si richiude. Vado a chiudere prima il cavalletto, poi ve lo faccio vedere. Cavallettino, visto che ci siamo, davvero utile, solido. A volte si sbilancia se siete in pendenza, quindi dovete stare in piano per forza. Si chiude comodissimo, adesso lo vado a chiudere in un attimo, si chiude. Quindi, come vedete, lo vado a chiudere e questo porta, diciamo, sacchetto, zainetto, deve andare a incastrarsi qui sul parafango della ruota. Ed è chiuso. Poi questo accessorio, come vi dicevo, è stracomodo. L'ho comprato su Amazon, vi lascio il link in descrizione, l'ho recensito e mi permette anche di portarvelo come una valigetta. 13,5 kg dovrebbe essere il peso. Questa è la gomma dove c'è il motore. La batteria è inserita tutta qui sull'albero, sulla parte centrale. Abbiamo poi appunto la possibilità anche comoda di alzare in piedi, quindi andare in giro così come se fosse un carrellino. È veramente anche comodo utilizzare in questo modo se non si vuole prendere di peso. Per riaprirlo si va a premere la parte qua e si tira in alto. Ok, si solleva. Si solleva, si solleva, si solleva. Ed eccoci qua, rialzato. Cavallettino, tac. E il monopattino è pronto all'utilizzo. Allora, devo dire delle considerazioni. La prima è che una volta mi è capitato da fermo, monopattino così, su un prato appoggiato, non so, si è sbilanciato, ci sarà stata una piccola scossa sismica, mi è caduto e quindi ho avuto questa problematica che si è un po' smollato qua. Mi è dispiaciuto anche perché era all'inizio, avevo appena comprato e per rimediare a questo movimento che a volte mi dà un po' fastidio sul fatto che ho messo anche il porta smartphone, quindi si allenta un po' e si gira. Ho tentato di mettere dentro un po' di alluminio per dare un po' di, come posso dire, spessore e tenerlo un po' bloccato. Comunque niente di che. Copri manubrio in gomma sono veramente comodi e devo dire che a volte utilizzandolo tendono un po' a uscire fuori, quindi semplicemente li spingete e non c'è problema. I tasti funzionano tranquillamente, non ho riscontrato problema, tra l'altro qua ovviamente si capisce, ma è la velocità di crociera, la velocità di percorrenza, e anche qua non ho avuto mai problemi, sono belli fluidi e anche la frenata è fluida, non è di colpo repentina, ma se avete bisogno di una frenata comunque repentina, ripeto, c'è sempre la parte dietro. Per il resto, ripeto, ha preso acqua, l'ho utilizzato per ogni giorno durante la settimana, tranne il weekend. E devo dire che mi sono sempre trovato bene, ha preso acqua, pioggia, ma anche con questa strategia che ho adottato non ho avuto problemi di pioggia e di altro, e anche le temperature, tenendola comunque al caldo fuori in primavera, in estate, non ha mai avuto problemi di surriscaldamento. Una cosa che vi raccomando anche a voi è di mettere magari un giro di scotch da idraulico su questo cavetto, che poi è collegato alla luce dietro. Questo perché quando andate a chiudere il monopattino, le sollecitazioni potrebbero danneggiarlo, tagliarlo. A me non è successo, però preventivamente lo sono andato ad apporre, anche perché avevo visto un video dove lo raccomandavano, quindi il mio consiglio che vi volevo dare. Per il resto devo dire che, come vedete, non l'ho neanche pulito, eccetera, è così proprio grezzo per far vedere che l'ho utilizzato. Devo dirvi che su strada le gomme anche piene all'interno non mi hanno mai fatto, diciamo, correre quel rischio di bucare la gomma, quindi ottimo. E quindi riguardo alle gomme sono veramente soddisfatto perché questa strategia permette di evitare di cambiare la gomma in seguito a forature che possono capitare. La gomma infatti è dura e come vedete utilizzandolo un po' si vanno a consumare, ma diciamo, il profilo è sempre ottimo e quindi secondo me andranno avanti ancora per penso anche il doppio dei chilometri. Comunque devo dire che in fattore ruote sono soddisfatto. Non ci sono ammortizzatori e il fatto che la gomma sia così piena a volte si sente un po' sui dossi, marciapiedi, cioè è bello rigido, ecco, non è che è proprio morbidissimo, ma per quello che lo utilizzo io
sulla strada, diciamo, principale, senza ciottoli, senza terreni, diciamo, sterrati, ecco, va benissimo e quindi non si sente tanto. Quindi è un monopattino, secondo me, da città asfaltata, che non ha disagi in questo senso, però ecco, si sente, non avendo gli ammortizzatori, se ci sono dei saltini, eccetera. E per il resto devo dire che, secondo me, in termini veramente di prestazioni, è un monopattino che consiglio, raccomando vivamente a tutti. Se non avete molte pretese, la velocità la raggiunge subito, è comodo, ve lo portate veramente dappertutto, lo mettete sotto il sedile del treno, in tram, eccetera. E vi raccomando comunque di utilizzare anche un caschetto, che per la sicurezza ci vuole sempre, secondo il mio modesto parere, visto che anche io ho scampato alcune situazioni in cui per colpa degli altri mi stavano, diciamo, mi hanno tagliato la strada, e cadere col monopattino è un attimo a perdere la vita o farsi male. Bene, link in descrizione dei prodotti e del prodotto recensito, il monopattino elettrico. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela, penso di aver detto tutto. Se avete altre domande, comunque sono qui. Alla prossima review.